Vincenzo Nibali è l'ospite d'onore di questa sera in occasione della conclusione del Tennis and Food, evento che ha animato per due weekend il Tennis Club Bergamo. Allora, prima di tutto, complimenti, che abbiamo assistito tutti alla tua grande impresa e alla tua ripresa. E quindi, prima di tutto, insomma, come stai? Ti sei riposato? Ma sì, innanzitutto voglio ringraziare qua per l'invito di oggi. Si parla di ciclismo, ma anche di tennis, quindi magari uno sport diverso, però alla fine gli sport si uniscono insieme. Dopo il giro ho recuperato un po', quindi sono stato in montagna per circa 12 giorni, abbiamo fatto un po' di allenamenti molto intensi, quindi giusto qualche giorno per recuperare e ci apprestiamo a partire per il Tour de France. Insomma, un altro bel grande impegno, abbastanza difficile. Ecco, infatti, quindi tu sei qui, diciamo, l'unico momento, diciamo, di pausa che hai prima di partire fra qualche giorno proprio per il Tour de France. E come sta andando l'allenamento? Come ti stai allenando? Beh, ci siamo allenati, come ho detto, in montagna, abbiamo fatto questo blocco di lavoro in altura e quindi non abbiamo preso tantissimo caldo perché questi giorni sono stato tutto di colpo. E ora giusto qualche giorno di riposo, questi 4 giorni che ci aspettano, e poi sono pronto per partire per il Tour. Quindi per me sarà un po' cercare di capire come sarà la condizione nei primi giorni, la prima settimana del Tour è relativamente semplice, anche se poi è corsa vera e sicuramente sarà difficile da interpretare. Non ci sono grandi montagne nella prima settimana, però da lì a poco, poi quando arriveranno le montagne, bisogna essere pronti, quindi per noi l'obiettivo è cercare di arrivare più in alto possibile con la classifica. Qual è l'obiettivo della squadra? Ci saranno due capitani, se non ci sarà Fabio Aru, o si tenterà su uno dei due? Ah, guarda, Fabio si è preparato benissimo per quanto riguarda il Tour de France. È chiaro che sia io e lui abbiamo diviso un po' la stagione, io per la prima parte puntando al Giro e lui la seconda parte puntando al Tour, quindi è chiaro che lui sarà il capitano per questo Tour de France. Io cercherò di essere sicuramente di un buon appoggio e magari cercherò di conquistare qualche tappa, specialmente magari quelle di montagna che possono essere sicuramente alla portata mia. Allora, sai che Bergamo è da sempre una città da sempre appassionata al ciclismo, quindi tutti gli italiani, ovviamente tutto il mondo, ma specialmente proprio Bergamo, ti fa un grande in bocca al lupo e ti chiede proprio un saluto per Bergamo News e per tutti i bergamaschi. Ma certamente, perché il pubblico bergamasco, quando arriviamo qui, ricordo specialmente la partenza della Lombardia proprio da Bergamo, quindi c'è stata proprio una grande accoglienza e quindi un carissimo saluto a tutti gli amici di Bergamo. Okay. Ciao. Grazie, ciao.